Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati alla consueta rubrica Caffè Mercati quest'oggi, 17 novembre 2017, ultimo giorno della settimana. Iniziamo con questa nuova metodologia, lasciatemi un like qui sotto e commentate se vi piace questa nuova modalità introduttiva di questa rubrica. Bene, come sempre quindi adesso andiamo a scorrere il calendario economico e a consultare un po' tutti i mercati come facciamo ogni giorno ormai da tempo. Bene, quindi subito al calendario economico, sempre molto molto importante, lo scorriamo ed eccoci qui al giorno venerdì. Ebbene, oggi dobbiamo concentrarci nel pomeriggio, ore 14:30, permessi di costruzione rilasciati, stiamo parlando dell'America, Stati Uniti, e sempre alle 14:30 indice dei principali prezzi al consumo in Canada. Attenzione quindi al cambio dollaro contro dollaro canadese, cambio che stiamo seguendo ormai da diverso tempo, è un po' fermo ma quest'oggi a mio avviso potrebbe muoversi o da una parte o dall'altra, anche in base ai dati macroeconomici appena citati. Bene, andiamo subito sui grafici, eccoci qui, e partiamo proprio dallo strumento interessato, USD CAD, testa ora 1.2759, siamo in posizione da tempo, siamo in posizione da qui, da 1.2756, il prezzo continua a lateralizzare, comunque il mio stop sarà la chiusura dei prezzi al di sotto dell'area di 1.2662. Attenzione, quest'oggi magari chi è esposto un po' troppo è meglio chiudere parte delle posizioni perché i mercati potrebbero muoversi parecchio, soprattutto su questo cambio. Andiamo avanti però e parliamo di USD Yen. La visione rialzista non mi convince più tanto, o meglio, io andrò a chiudere parte della posizione, quindi chiuderò mezzo contratto perché qui le impostazioni non mi piacciono più molto per un rialzo e quindi andrei a prendermi un rischio che non è necessario. Di conseguenza, ripeto, andrò a chiudere parte del contratto. Bene, andiamo avanti e parliamo di un altro strumento, parliamo del DAX. Siamo entrati veramente molto bene qui in area 12.900, come spiegato l'altro giorno all'interno di un articolo, ma abbiamo fatto anche una diretta, io e Luca, e abbiamo spiegato insomma le modalità di entrata, di posizionamento. La cosa interessante che vediamo è che la candela del 15 di novembre ha un'ombra molto molto importante, è una conformazione candlestick molto interessante, però la cosa ancora più interessante è la conferma della candela successiva con un'apertura sui minimi e una chiusura sui massimi con delle ombre quasi impercettibili. Vediamo quest'oggi come si comporterà il mercato, ma qui questo è un setup interessante per una continuazione dei prezzi al rialzo. Staremo comunque a vedere e è sempre corretto proteggersi. C'è chi ha ad esempio spostato lo stop in pareggio e quindi è un po' più conservativo per rischiare meno, oppure io ad esempio ho lasciato lo stop un po' più ampio per dare un po' più di spazio al mercato. Bene, andiamo avanti e parliamo anche di altri strumenti. Parliamo dell'oil, che non c'è molto da dire, qui abbiamo spostato lo stop in pareggio, siamo in profitto, quindi nessun rischio, noi siamo tranquilli. Bene, poi parliamo di Volkswagen, oggi dedicherò un articolo proprio a questo titolo perché si è formata, abbiamo una conformazione candlestick davvero molto interessante, mi piace veramente molto, in più i dati fondamentali sono ottimi, un'azienda che comunque fattura tantissimo, di utili ne fa, e la cosa che mi piace di più è che abbiamo rotto questa resistenza in area 155,90, rotta con molta forza, ritracciamento sul ritracciamento, e il ritracciamento è finito dove? Proprio su quella che una volta era una resistenza e adesso si è trasformato in un supporto. Bene, quindi chiudiamo il tutto con Air France, che ha aperto bene, poi adesso sta un po' ritracciando. Comunque noi siamo contenti perché all'ultimo trading live abbiamo aperto la posizione intorno a quest'area qui, intorno all'area 11, quindi siamo soddisfatti, ovvio stiamo parlando di un titolo, quindi diamogli più spazio. Comunque un buon lavoro anche su questo titolo. Bene ragazzi, io ho concluso, vi invito a venire sul sito investire.biz dove ognuno di voi può scrivere i propri articoli, commentare quelli degli altri, ma soprattutto prendere spunto da qualsiasi argomento. Bene, io quindi vi invito al webinar del lunedì,
in diretta su Facebook, sulla nostra pagina Facebook e sulla nostra pagina YouTube. Con questo non ho altro da aggiungere se non augurarvi una buona giornata e un buon trading a tutti, ma soprattutto un buon weekend. Ciao e grazie a tutti.